Ciao a tutti, vi do il benvenuto a questo nuovo video, video che sarà sicuramente più discorsivo rispetto a quelli realizzati in precedenza. Chi mi segue sa già che da quando è uscito il software di KSK Multimedia chiamato Tonix, realizzo pacchetti di profilazioni per il suddetto software. Vi invito certamente a consultare il mio sito, a tenervi aggiornati perché di volta in volta introduco. Aggiungo nuovi pacchetti, aggiorno pedali, impulse response e posto demo, comparazioni e quant'altro. Questa volta però quest'oggi voglio farvi sentire qualcosa di un po' diverso, quindi ho voluto fare una sperimentazione che secondo me è riuscita perfettamente. Cioè, posto che io ho dei profili, i cosiddetti captures per Tonix, di amplificatori. Posso poi utilizzare i miei pedali analogici, quindi veri, su questi profili. E vi descrivo brevemente la catena del suono. Per questa dimostrazione utilizzerò questa chitarra, che finora non ho mai utilizzato, è nuova. È una Ibanez 2020, che a dispetto del nome è stata messa in vendita soltanto per un paio d'anni. È un Ibanez giapponese del 1969, totalmente originale, ad eccezione del capotasto e del tasto 0, conservato in uno stato perfetto, spero che si veda dal video. E quindi utilizzerò questa chitarra sui profili che ho creato con l'amplificatore che ho qui alla mia sinistra, il Fender Custom Deluxe Reverb, il Silverface da 20 watt per intenderci. A dispetto però dei video fatti in precedenza, non utilizzerò il canale vintage, ma quello custom, che è un po' più scuro, un po' più morbido. E utilizzerò esclusivamente due profili, quello pulito e quello dirt, che è fondamentalmente una via di mezzo tra un crunch distorto e un pulito, quindi è fondamentalmente il suono alla soglia del breakup. Ci sarà quasi sempre acceso questo pedale, con questi settings che vedete qui, comunque posterò le foto, un chorus della MXR. Mi piaceva, mi sembrava che desse, come dire, un sound, un vibe molto vintage. So che c'è chi non apprezza il chorus, mi dispiace, sarà per il prossimo video. Poi utilizzerò questo overdrive. Questo distorsore, sempre della MXR, il Super Badass Distortion. Questo che è il Fuzz Face, il mini Fuzz Face di Jimi Hendrix. E infine l'Octave Fuzz di Slash. I settings sono esattamente quelli che avete visto, però come vi dicevo, posterò le foto. Detto ciò, vi auguro un buon ascolto. Una piccola premessa, la prima parte sarà un po' più lenta, quindi accenderò e spegnerò sul canale pulito questo effetto, e poi invece andremo un po' più rapidamente. In particolare mi ha stupito la resa dei fuzz, che di norma sono un po' difficili da gestire, e invece, come nell'amplificatore vero, hanno superato perfettamente la prova. Detto ciò, vi riauguro un buon ascolto. Thank you.
è finito, spero che abbiate apprezzato i suoni. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, anche perché non escludo di realizzare magari per Natale un pacchetto di overdrive e distorsori dedicati a questo amplificatore. Appunto, anche qualche altro pedale che potrei aggiungere come il Marshall Gabnor, che è originale, quello anni 80. Un GCM 800 della Carella Guitars, un Boss DS2, Boss SD1, e non escludo anche di aggiungere qualcosina, magari di acquistare qualcosa di nuovo in vista del Natale. Quindi commentate e fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao!